Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere il trucco del Brainwell Deck, conosciuto come il trucco del mazzo invisibile. Prima di tutto vi dico che ci sono molte varianti, quella più usata infatti è quello là del mazzo invisibile, cioè si prende un mazzo invisibile, veramente invisibile ovviamente, si va a scegliere una carta allo spettatore e gli si chiede che carta è. Lo spettatore, in quel caso ovviamente, dirà una carta a caso. Dopodiché si prende la carta e la si mette al contrario, a faccia in giù, nel mazzo che, dove tutte le carte sono a faccia in su. Dopodiché si prende un mazzo di carte, ovviamente messo sul tavolo fin dall'inizio del gioco. Si apre, si prende il mazzo e si scorre. In tutte queste carte con la faccia in su, ce n'è solo una faccia in giù, cioè quella scelta dallo spettatore. Ora io oggi vi faccio vedere questo trucco qua, ma con piccola variante, cioè con un altro mazzo di carte, quindi due mazzi di carte. Perché? Allora, perché in molti video che ho visto di questo trucco qua, il mazzo invisibile, vedo molte critiche. Tipo dicono che il trucco è fasullo, si sono messi d'accordo, quindi lo spettatore e il mago si sono messi d'accordo. Perciò ci aggiungo questa variante. Mazzo messo qui fin dall'inizio. Ora prendiamo il mazzo normale. Normale a tutti gli effetti, esaminabile, vi assicuro io che è normale. E la mischiamo. Vediamo. Mischio. Taglio, mischio, eccetera. Dopodiché andiamo a scegliere una carta a caso. Mettiamo una carta, i 5 di fiori, potevo prendere questa che era un'altra carta diversa. I 5 di fiori. Ora prendiamo questo mazzo qua e la carta. Andiamo a vedere le carte. Una carta girata, una di tutte queste facce ed è proprio il nostro 5 di 5. Questo è il bellissimo trucco del primo di un deck, il trucco del mazzo invisibile. Ciao a tutti!